Dicevamo, il titolo del convegno, Chi ha paura di ChatGPT, è un tributo all'opera di Albee, Chi ha paura di Virginia Woolf. Virginia Woolf in realtà è un gioco di parole con il lupo cattivo in inglese, il lupo cattivo stasera è chiaramente ChatGPT, e conoscere un po' meglio magari ci aiuta a capire che non fa paura. Ecco, vi chiederei di mettere in silenzio. Un appello generale ha tenuto. Ti chiederei di mettere mute coloro che sono online l'audio, per favore. Purtroppo non riesco a farlo. Costretta a rimuovermi. Dicevamo. L'altro prodotto, che ovviamente è quello di cui parliamo stasera, è ChatGPT. Che fa un sacco di cose molto interessanti e ce lo dice lui stesso. Se lo chiedete, ChatGPT è un modello di linguaggio probabilistico, language model in inglese, che permette di rispondere a domande, di generare testo, tradurre frasi, sintetizzare testo e varie altre cose, tra cui prodotto il codice con cui è stato costruito. Cosa sa fare esattamente? Beh, abbiamo messo alla prova con una semplice storiellina, è un po' piccola e lunga, ChatGPT è un po' prolisso come chatbot, noi leggeremo un pezzo per capire alcune cose. La domanda che gli è stata fatta è: raccontami una storia di fantascienza in cui Noam Chomsky incontra i marziani, che in effetti gli dicono che per loro tutte le lingue umane sono uguali. La risposta è sorprendente, mai un bot prima d'ora aveva risposto con questa fluenza, con questa accuratezza una domanda in linguaggio naturale. E inizia qui. C'era una volta un famoso linguista e filosofo di nome Noam Chomsky, era sempre stato affascinato dalla natura del linguaggio umano e aveva dedicato la sua vita alla sua comprensione. Un giorno, mentre stava lavorando al suo laboratorio, ricevette una chiamata inaspettata da una trasmissione radio proveniente da Marte. Era un messaggio dei marziani che lo invitavano a venire a visitare il loro pianeta. Noam non poteva credere alle sue orecchie. Era l'occasione della sua vita. Immediatamente accettò l'invito e si preparò per il viaggio. Quando finalmente arrivò su Marte, fu accolta. Un piccolo errore grammaticale. Beh, un participio passato di una forma passiva si accorda con il soggetto, e il soggetto in questo caso, Noam Chomsky, è in genere una maschile singolare, come giustamente viene indicato dal pronome critico di ripresa successivo. Andando avanti, durante il tour, Noam notò che i marziani avevano una lingua molto complessa e sofisticata. Era curioso di sapere come la comunicavano, come la usavano per comunicare, forse? Così chiese loro di spiegare. È un verbo usato di transitivamente, ha bisogno dell'oggetto diretto esplicito, comunicarglielo. E così via. Direte voi, gli inglesi sono un po' pignoli. Sì. Esattamente, e questo è quello che ci serve per capire come funziona ChatGPT. La luce entra dalle crepe, diceva Leonard Cohen. E un'altra cosa che dice, i marziani dicono che per loro non ci sono lingue migliori e lingue peggiori, e Chomsky dice, era stupito. Era sempre stato convinto che esistessero delle lingue più complesse e avanzate rispetto ad altre. Sorpresa, questa è una fake news, Chomsky non ha mai detto niente di simile, ma questa è una storia inventata, quindi tutto sommato possiamo chiedere bene. Ecco, quanto è difficile creare un testo del genere? Partiamo da un gioco, un semplice gioco combinatorio. Pensiamo di averci di fronte a una slot machine. Ordinare parole vuol dire essenzialmente trovare delle combinazioni plausibili di parole che generano delle frasi ben formate e potenzialmente sensate. Ecco, quante possibilità ci sono, considerando frasi di sole 3 parole? Molte, e per rendersene conto possiamo fare dei conti precisi. Prendiamo un corpus, cioè un insieme di testi, come gli articoli pubblicati da Repubblica in un certo arco di tempo. Otteniamo circa 300.000 parole, che vuol dire nel nostro rullo della slot machine, per ogni posizione abbiamo 300.000 possibilità. Beh, combinandolo insieme in frasi di 3 parole, abbiamo la bellezza di 27 milioni di miliardi di possibili frasi da valutare. Non è detto che dobbiamo valutare tutte, ma probabilmente solo pochissime sono quelle che ci servono a rispondere ad una domanda. Quanto ci vuole? Sono tanto poche in assoluto. Beh, molti di voi probabilmente a casa hanno una console di gioco che risaputamente ha una certa potenza di calcolo. Beh, per calcolare tutte le possibilità, per valutarle tutte, ci vuole più o meno una mezz'ora, poco più di una mezz'ora.
Ormai veniamo da una pandemia in cui siamo diventati degli esperti con il crescita esponenziale, è facile intuire che per capire, valutare tutte le possibilità di frasi con quattro parole, il calcolo aumenta esponenzialmente e ci troviamo di fronte a dover calcolare 21 anni e mezzo di possibilità. Bene, ovviamente riusciamo a far parlare le macchine da... Abbiamo un vizio che ha almeno una sessantina di anni, almeno da quando Turing ha formulato il famoso test. La prima macchina probabilmente ha avuto un'attenzione mediatica simile in un'epoca pre-social al nostro, cioè GPT, è stata Eliza, nel 66, creata da Joseph Wiesenbaum, simulava il comportamento di uno psicologo e essenzialmente faceva parlare le persone. Questo è un esempio. Gli uomini sono tutti uguali, che senso? Ci feriamo sempre in qualche modo, puoi fare un esempio specifico e così via. Ecco, come funzionava Eliza? Beh, Eliza risolveva il problema di valutare tutte le possibilità semplicemente valutando pochissime possibilità. Per favore, se potete azzerare il microfono. Ok. Questo è come funzionava Eliza. Essenzialmente c'era il burattinaio e il burattino Eliza. Si usavano dei particolari input, delle particolari parole che venivano utilizzate per scatenare la risposta. Sono tutti? Ok. In che senso? Un avverbio come sempre, puoi fare un esempio specifico e così via. Chatbot come Eliza sono ancora sul web, ma sono di gran lunga superati con ChatGPT, che ovviamente funzionano in un modo molto diverso. Per capire come funziona in un modo molto diverso, dobbiamo raccontare velocemente un'altra piccola storia, quella del volo artificiale. Quando Leonardo da Vinci si è fissato di voler battere la gravità, prima ancora che la gravità fosse descritta, ha cominciato a studiare il volo degli uccelli. Capendo che per una teoria del volo aveva bisogno di distinguere tra elementi rilevanti, cioè la dimensione delle ali, il modo di muoverle, da quelli irrilevanti, il colore delle piume, ad esempio. E è venuto fuori con idee strampalate di macchine che non volavano. Ma fondamentalmente oggi abbiamo degli oggetti di ferro che riescano a fare le cose. Scusate, potete mettere l'audio? Lo sta facendo Andrea, credo. Ma non credo sia qualcosa. Sì. Provo, vale. Ecco, non ci sono. Ti attivo io l'audio. È tutta fuori. Inizia a commentare. Grazie mille. E dicevamo, queste macchine di ferro magari non riescono ad atterrare sull'avanzata della vostra finestra, per fortuna, però volano a un'altezza di 10.000 metri, dove nessun essere volante animato è mai riuscito ad arrivare, si portano sopra centinaia di persone e possono, volendo, superare la barriera del suono. Questo è il concetto di volo artificiale. ChatGPT ha fatto qualcosa del genere con il linguaggio? Forse sì, ma per capirlo bisogna capire come funziona il linguaggio. È una scoperta tutto sommato abbastanza recente. L'idea che avevamo del linguaggio negli anni 50 era un'idea comportamentista, cioè i bambini imparano a parlare perché imitano gli adulti. Classico esempio. Beh, Chomsky, in modo molto convincente, riesce a disinnescare questa idea, sostenendo che i bambini fanno cose che non hanno mai sentito dagli adulti e riescono ad applicare delle regole, dei principi che sono in milioni, tra i milioni possibili che potevano essere appresi, per cui l'evidenza che avevano a disposizione non era sufficiente. La teoria e la povertà dello stimolo. Bene, Chomsky fondamentalmente sostiene che noi percepiamo una sequenza di parole, il cane abbaia, ma quello che succede nella nostra testa è la creazione di un albero, in cui non c'è bisogno di capire esattamente le categorie che vengono associate, sono delle astrazioni, delle generalizzazioni sulle proprietà delle parole che ci permettono di metterle insieme in gruppi costituenti e di capire e il verbo e il soggetto devono accordarsi. Questo lo sanno fare i bambini di 6-7 anni, non c'è bisogno di fare analisi logica nelle scuole, è una cosa innata, e questo è l'albero che abbiamo visto. Ecco, per fare un altro passo avanti bisogna andare negli anni 80 a Pisa, quando Chomsky si è fatto un lungo sabbatico in una scuola normale e oltre ad aver scritto le Pisa Lectures, che hanno cambiato il nostro modo di percepire il linguaggio in modo sostanziale, ha anche fatto una battuta che poi ha giustificato la prima domanda che è stata fatta all'inizio di questo chiacchierata a ChatGPT, ovvero ha detto che se gli alieni arrivassero sulla Terra e ci sentissero parlare, concluderebbero senza ombra di dubbio che tutte le lingue umane, al netto del lessico, di piccole variazioni parametriche, sono uguali.
E questo ha sorpreso un po', per la teoria dell'epoca era molto in contrasto con quello che si credeva, anche con le teorie che saranno venute invece dopo. E la risposta, diciamo, come al solito, è chiara, tranchante, non smette repliche, non abbiamo tempo di addentrarci sulla qualità di quel tipo di proposta, ma l'intuizione della teoria grammaticale che propone è importante e ci permette essenzialmente di capire che le parole, quando entrano nella frase, sono come tesserine di un puzzle, cioè si compongono e possono stare in un posto o nell'altro in base alle proprietà che si portano dietro. E che ci permettano, ad esempio, in modo molto chiaro, di capire che lingue come l'italiano e il giapponese, che lessicalmente sono diversissime, in realtà sono variazioni di un singolo parametro, probabilmente uno o più parametri. Quello fondamentale, ad esempio, è quello che determina l'ordine del predicato e dell'oggetto. In italiano si dice Gianni mangia una mela, come in francese e in inglese, in giapponese Gianni una mela mangia. E la maggior parte delle lingue sono esattamente come il giapponese, il basco, il farsi, la lingua italiana, ad esempio. Ecco, tra tanti detrattori che Chomsky ha avuto nel corso degli anni, ci sono anche i suoi studenti, Jacob è uno di questi, e che di botto e di rimbalzo torna sempre a questa idea. La sintassi è importante, ma c'è anche la semantica, l'interpretazione delle parole. Beh, le frasi famose di Chomsky suggeriscono che effettivamente la sintassi viene prima dell'interpretazione. Noi capiamo le poesie e anche il linguaggio figurativo perché abbiamo la possibilità di interpretare morfosintatticamente in modo corretto la giusta posizione di parole. Questa è una semplice variazione della classica frase idee verdi senza colore dormono curiosamente. Per capire lo spirito creativo che vi distingue potete fare un piccolo esperimento, non adesso. Provate a googlare una frase di 12 parole, tra virgolette. Quello che vi restituirà Google 9 volte su 10 è che non ha trovato nessuna frase esattamente come la vostra sui documenti che ha indicizzato. Non siete speciali voi, speciale linguaggio che vi permette di fare un uso infinito delle poche parole, quelle 300.000 parole che abbiamo visto sui nostri Google iniziali. E un'altra idea che ogni tanto torna fuori e che sembra si veste di quest'aura di novità quando in realtà sembra ispirarsi abbastanza al passato, è l'idea che noi essenzialmente ci ispiriamo alla frequenza con cui le cose succedono nella nostra lingua per poter usarla. E questo in realtà non riesce a spiegare quel meccanismo fondamentale che ci permette di estendere l'arbitraria lunghezza alla nostra frase. In caso esempio, il cane, per esempio, il caso insegue, il cane insegue il gatto, il cane insegue il gatto che scappa via, il cane insegue il gatto che rincorre il topo che scappa via, così via. Venne il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto. Ha costruito una carriera su questo tipo di ricorsione. La domanda che ci poniamo è quindi se ChatGPT si è ispirato in qualche modo alle intuizioni linguistiche, alle teorie linguistiche per essere creato. La risposta è ni. Perché se compariamo l'hardware di un bambino e quello di ChatGPT, beh, la comparazione è un po' difficile. Diciamo, ricordatevi soltanto un fattore un po' aneddotico. Diciamo, all'interno del cervello di un bambino di circa 10 anni ci sono almeno 1.000 trilioni di connessioni. Il numero di parametri, vediamo tra un attimo cosa sono, su ChatGPT si aggira intorno a 175 miliardi. Ma la differenza sostanziale è il dato di input che ha ricevuto il bambino. Il bambino riceve un'esposizione a circa 10-100 milioni di parole, stando alle varie stime. Cioè GPT è stato esposto o torturato, se volete, con 300 miliardi di parole, un po' di più. E un bambino o un adulto ci avrebbe messo la bellezza di 2500 anni a leggere tutto il corpus con cui è stato allenato cioè GPT. Quindi chiaramente c'è qualcosa di diverso tra i due sistemi. Ecco, due slide cruciali e poi iniziamo la tavola rotonda che vi permetteranno di apprezzare cosa c'è dietro questa macchina. Beh, l'idea è vecchia come il cucco, è un'idea che possiamo riferire con le parole di Harris, le parole che concorrono nello stesso contesto hanno significato simile. È facile convincersi che questa è un po' un'approssimazione. Se noi prendiamo due frasi come questa è una buona notizia e questa è una cattiva notizia, la buona e cattiva avranno la stessa categoria ma sono semanticamente molto diverse. Sbagliare l'una con l'altra potrebbe essere molto grave. Ma questo è il passo fondamentale per cercare di codificare queste informazioni in un modo che sia digeribile alla macchina. Come si fa? Beh, si crea un vocabolario, quindi un vocabolario grande come tutte le parole generabili nella nostra lingua, 300.000 entrate circa, mettiamo. Facciamo una cosa che tecnicamente si chiama one-hot encoding, niente di pornografico, semplicemente cerchiamo di evitare che l'input che diamo alla macchina sia biased in qualche senso. Vuol dire che ogni unità dell'input è specializzata per il processamento di una parola singola. Quindi abbiamo tante unità di input. Poi che cosa facciamo? Cerchiamo di far
rendere alla macchina un language model. Semplicemente cerchiamo di stabilire la correlazione probabilistica che c'è tra una parola e quella che segue. Questo è un bel uomo, giorno, quello che volete. Ciò che vi permette di prevedere la parola successiva è ciò che probabilmente crea la vostra teoria linguistica. E questa è un po' la chiave di volta dei sistemi di apprendimento e di rappresentazione morfo, sintattica, semantica, SMI e pragmatica del linguaggio. Quello che si chiama word embedding in generale. Sono tanti modi per farlo, ma l'intuizione è importante e molto semplice. Noi qua in input e in output abbiamo una serie di unità che sono grandi quanto il nostro dizionario, perché rappresentano la parola iniziale e quella che vogliamo prevedere. Okay? Queste sono reti neurali, ma è giusto una metafora, sono dei modelli probabilistici. La cosa importante è che all'interno abbiamo un numero di dimensioni in cui rappresentare il problema che è minore. Quindi dobbiamo forzare il nostro sistema ad astrarre delle proprietà, la categoria morfosintattica, il genere, il numero, informazioni semantiche. Quello che può servire a prevedere correttamente una parola coerente successiva. A questo punto possiamo estendere il contesto, perché una parola sola potrebbe non essere sufficiente, e creiamo appunto quello che si chiama il word embedding, riassumendo un po' l'intuizione che parole in un contesto simile probabilmente hanno caratteristiche simili. Questo è il primo passaggio. Il secondo, e forse il più importante, è una cosa a cui abbiamo assistito da 6 anni a questa parte. Questo lavoro di Vasvani e colleghi del 2017 ha ricevuto 66.000 citazioni in 6 anni, che sono un numero enorme, sono il doppio delle citazioni del lavoro più citato di Chomsky del 57. Si chiamano transformers e l'intuizione penso sia importante da percepire, da capire e poi intuire come funziona il nostro ChatGPT. Bene, essenzialmente possiamo vederlo in termini di traduzione automatica. Tradurre una frase da una lingua all'altra o rispondere a una domanda per questi sistemi è esattamente la stessa cosa. E questo è abbastanza sorprendente. Noi abbiamo delle parole in inglese di Red Bull, facciamo un word embedding come abbiamo visto prima, facciamo un'unità di encoding, lo trasferiamo in un numero di dimensioni ridotto, lo utilizziamo per codificare la parola successiva, e poi la successiva, e poi la successiva, e poi codifichiamo tutto in modo da dare in passo al decoder. Transformer è un abbinamento tra encoding e decoding, in un modo un po' semplificato, che rende bene l'idea. E questa era la prima generazione di sistemi. Una cosa che noi sappiamo come linguisti è che le parole non solo sono concatenate vocalmente, ma ci sono parole che a arbitraria distanza devono essere collegate. Cosa credi che abbia appena detto? Voi capite questa domanda se è collegato cosa con dire. Uno sta all'inizio e uno alla fine della frase. Questa intuizione viene implementata in un modo intelligentissimo dal mio punto di vista con questo che si chiama il meccanismo di attenzione, che ha rivoluzionato completamente il mondo del natural language processing. Per capirlo bisogna entrare un po' nei dettagli, non abbiamo tempo, ma l'idea è molto semplice e questo è il volo artificiale. Siete di fronte a una cosa che l'uomo non riesce mai a fare, cioè calcolare contemporaneamente e sfruttare la probabilità con cui una parola segue l'altra o precede l'altra, che non è la stessa cosa. Calcolate le probabilità da sinistra a destra, da destra a sinistra e permutando arbitrariamente il contesto. Questo è quello che riescono a fare i transformer, questo che rende il ChatGPT qualcosa che funziona veramente bene. È un'intuizione cognitiva eccellente, che richiede un po' di dettagli, ma non abbiamo tempo. Quindi, come è fatto ChatGPT? A questo punto possiamo anche decrittare questa sigla, Generative Pre-Trained Transformers, un transformer di terza generazione, che semplicemente rispetto a quelli di prima generazione è la stessa cosa, più o meno. Aumentano il numero di parole che gli date in input iniziale per prevedere ciò che verrà dopo, aumenta di una grande misura il blocco di transformer che costituisce il cuore dell'elaborazione e il risultato è lo stesso, prevedere la parola successiva in modo incrementale, muovendo la finestra di previsione in avanti. Quanto è grande ChatGPT? Beh, questo sono, abbiamo detto, 175 miliardi di parametri. La nuova versione ha un numero di parametri che è esattamente equivalente, almeno sono delle stime, al numero di connessioni nel cervello di un bambino di 10 anni. Questo è abbastanza impressionante. Cosa sono questi parametri? Sono i livelli di rappresentazione delle informazioni linguistiche. Più sono, più livelli ci sono. Evidentemente più ce ne sono, più sono interessanti queste cose. Ecco, abbiamo visto che per mantenere un miglioramento di questi prodotti, la crescita deve essere esponenziale del numero di parametri, del dataset con cui viene allenato e delle risorse computazionali.
tanto che si è meritata questa battuta che reputo definitiva come oggetto più pesante dell'universo. Ecco, cercando di darvi due altre informazioni rapidissimamente, allenare ChatGPT non è una cosa che potete fare sul vostro computer di casa. Ha prodotto CO2 equivalente come 240 voli da New York a Milano, stando a certe stime. Costa tenerlo attivo a OpenAI dai 100.000 a un milione di dollari al giorno, e se volete giocarci sul computer di casa avete bisogno di queste GPU di ultima generazione Nvidia, almeno 8 per riuscire a processare 15-20 parole al secondo. Ne ho chiesto allo Yus se ce le vogliono comprare, un prezzo scontato di 8.000 euro su Amazon. Peccato. A questo punto ChatGPT sono una decina di linee di codice che potete chiedere. Dice, crea un fine tuning e vediamo un attimo cos'è. ChatGPT lui vi genera il codice in Python, grande applicazione. Sono tre sole cose di cui ha bisogno ChatGPT. La prima è un supervised fine tuning, una messa a punto supervisionata. Cioè, chiedete alle persone di farsi domande e darsi risposte. Questa l'ho sentita diverse volte. Per dare una misura, sembra che 40 persone siano state reclutate per annotare una cosa come 13.000 input, abbinamenti domanda-risposta, e basta. Tutto quello che c'è dietro è GPT, cioè GPT è semplicemente un'applicazione di fine-tuning. Dopo questo c'è una comparazione, quello che tecnicamente si chiama reward modeling. Ad esempio, avete tante possibili risposte, chiedete al sistema, alle persone umane, di ordinare. Questa va bene, questa va meno bene, questa è migliore, questa fa schifo. Questo crea reward modeling e la rete, appunto, apprende a ordinare potenziali alternativi. A questo punto c'è la fase di ottimizzazione, reinforcement learning, in cui prendete altre parole, cercate altre parole, altre domande, e cercate di prevedere la distanza che queste domande, le eventuali risposte, hanno rispetto a quelle che ha già visto. Questo è come funziona il sistema, c'è una ottimizzazione, una policy di ottimizzazione che cerca di fare ranking tra le cose che non ha mai visto, e questo in modo analista è un ciclo continuo che finché non siete soddisfatti non rilasciate il prodotto. Questo è ChatGPT. L'ultima battuta, poi lascio la parola a Nicola. Qualche giorno fa è uscito il rivale di ChatGPT, ci sono un sacco di questi bot che stanno uscendo in questi giorni, usano più o meno tutti la stessa tecnologia, è quello di Google, Bard, che in un colpo solo, rispondendo a una domanda, è riuscito a far perdere 100 miliardi di dollari di valore alle azioni di Alphabet, la società che lo produce. Un pochino, non so, mignoli, questi investitori, diciamo, fatto sta che è sempre molto difficile capire perché una risposta viene data in modo sbagliato. Ma c'è una ragionevole ipotesi, ovvero che Bard e questi sistemi abbiano considerato come estremamente simili due frasi che in realtà si dicono in cose completamente diverse. Tipo, la prima foto di un esopianeta scattata dal telescopio James Webb è questa, o la prima foto di un esopianeta è stata scattata dal telescopio James Webb. Siamo pignoli non linguisti, ma il diavolo o la linguistica esattamente nei dettagli. E qui mi fermo. Grazie, Cristiano. Grazie Cristiano e grazie ancora a tutti voi per avermi invitato a questa chiacchierata che si preannuncia veramente molto interessante. Oh, il titolo, devo dire, è almeno dal punto di vista delle comunità professionali che anch'io frequento più assiduamente, è molto ben scelto. Chi ha paura di ChatGPT? Beh, per esempio nel mondo giornalistico sembrano essere in molti ad avere paura di ChatGPT, almeno i giornalisti amano presentarsi come in questi giorni come molto intimoriti da questi strumenti e dalla possibilità che rubino il lavoro a chi scrive di professione, salvo poi aver già cominciato da molto tempo a monetizzarli molto, tant'è vero che l'intervista a ChatGPT o il pezzo scritto da ChatGPT è ormai un genere letterario a sé stante nei giornali inglesi, italiani, l'ultimo in ordine di tempo forse è stato Rampini a farlo, sarassi molto impressionato dal risultato. E anche nella comunità scientifica, accademica, di cui qui abbiamo, dove siamo oggi, di cui abbiamo tanti rappresentanti, pare esserci un po' di preoccupazione. Proprio qualche settimana fa Nature è uscita con un editoriale si intitola Strumenti come ChatGPT minacciano la trasparenza della scienza, dell'attività scientifica, estendendo anche un po' di linee guida su come usarli, perché si sa, è evidente che
qualcuno già inizia a usarli per scrivere prime bozze di abstract, per fare una ricerca di letteratura in preparazione di un paper. Addirittura c'è stato un piccolo esperimento che ha visto che degli abstract scritti da ChatGPT non venivano riconosciuti dai reviewer come scritti da un bot anziché da autore in carne e ossa. Allora, io però, prima di dire quanto devo avere paura di uno strumento di questo tipo, se devo e quanto devo esaltarmi e quanto invece devo averne paura, vorrei capire qualcosa di più dell'ultima slide, del tema che Cristiano introduceva nell'ultima slide, cioè al di là di quanto sono bravi a combinare parole, abbiamo visto che sono evidentemente a un livello che solo da alcuni anni fa sembrava incredibile, quanto sono bravi a combinare parole con i loro significati corrispondenti, con il mondo reale, con i concetti a cui associamo le parole, perché è quello che rende noi bravi a usare il linguaggio, insomma, quanto capiscono del mondo. Dopodiché non so ancora se a me fa più paura l'idea che lo capiscano o che siano così bravi a produrre linguaggio senza in realtà capire nulla. Si può essere spaventati di entrambe le prospettive. Ma chiedo di provare a aiutarci a rispondere a questa domanda Andrea Moro, ordinario di linguistica, qui esperto di neurolinguistica, eccetera, che credo ci farà vedere qualche giochino che ha fatto. Grazie, sì, ho fatto quando Cristiano mi ha incastrato, non volevo dare un mio parere su ChatGPT, anche perché ho paura esattamente come te di qualsiasi risposta. Però poi mi ha convinto, allora ho preparato un piccolo esperimento. Vorrei fare due premesse, la domanda a cui cercherò di dare risposta è proprio questa. Chiaramente ChatGPT parla con noi. Ma è davvero in grado di utilizzare le grammatiche? Allora, per spiegarvelo, vorrei fare una premessa generale, che è questa. Sono almeno due modi di fare scienza empirica. Descrivere e catalogare quello che c'è e spiegare perché non esiste quello che non c'è. Per esempio, se io fossi un biologo, potrei catalogare tutte le farfalle, tutti i gatti, oppure pensare cos'è un gatto impossibile, o una farfalla impossibile, o un animale impossibile. Per esempio, gli animali non possono crescere per sempre. Per questioni fisiche, biologiche, a un certo punto si fermano. Ecco, la domanda straordinariamente bella che la linguistica nel Novecento ci ha messo in grado di porre è: ma esistono lingue impossibili? Ecco, allora io ho pensato questa sera di fare un esperimento con una lingua impossibile. E diciamo gli attori di questo esperimento sono la macchina, ma anche noi, e cercherò di farlo vedere. In realtà avevo preparato un riassuntino, ma insomma l'introduzione di Cristiano è talmente chiara, quindi è una slide sola, ma la leggo solo per promemoria mia. Le lingue umane non possono variare a piacere, questo lo sapeva anche nel Medioevo. Ruggero Baccone ce l'aveva svelato, adesso i matematici moderni e ciò che l'hanno dimostrato. Esistono dei confini determinati nelle strutture neurobiologiche, entro i quali ci sono varie forze, incluse quelle di tipo culturale. I confini di Babele individuano la mente staminale, cioè la mente che ogni persona ha quando era bambino. Noi siamo nati crescendo parlando italiano, qualche dialetto, fossimo nati e cresciuti a Tokyo, avremmo parlato un'altra lingua. Potenzialmente, appena nati, eravamo disponibili a imparare una o l'altra. Questi confini non sono dettati da necessità di ragione, ma come per tutti gli altri tratti biologici, sono esistono e sono quelli che rendono l'apprendimento possibile. Allora, a questo punto io vi faccio fare il primo esperimento, molto, molto diretto. Iniziamo con questa frase. Dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare il primario. Qui ci sono due attori tra gli altri, l'infermiera e il primario. Se io vi dico, voi avete imparato l'italiano? Allora, costruiamo, applichiamo la regola per fare le domande e facciamo una domanda sulla parola infermiera. Diventa, quale infermiera dici che devo giudicare prima di incontrare il primario? E il suo cervello la capisce e capisce cosa deve fare. Ora proviamo con il primario, che si sa, sono meno trattabili, ma proviamo con il primario. Quale primario dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare? Ma lui dice, sei sicuro di quello che hai detto? Non si capisce niente. Ripeto, quale primario dici che devo giudicare l'infermiera prima di incontrare? Non c'è niente di illogico. La frase di partenza è quella di prima, sempre facendo un'operazione di scelta con un operatore che sceglie in un insieme l'elemento di cui ho bisogno. Tra l'altro, questa spiegazione non si può, non solo non si può spiegare sulla ragione, ma lo si può neanche basare sulla
quantità di memoria che ha utilizzato, che non dice, vabbè, dai, guarda, hai usato troppe parole, mi sono confuso. Non è vero. Ripetiamo la domanda che funziona. Quale infermiera dici che devo giudicare prima di incontrare il primario? Funziona. Quale primario dici che devo giudicare l'infermiera prima di incontrare? Non funziona. Ora proviamo a mettere più parole, a vedere se è vero che è la memoria che ci fa fallire. Quale infermiera dice che Maria pensa che Pietro sostiene che devo giudicare prima di incontrare il primario? Sì, non è felicissimo, diceva, per piacere, momo segno, come diceva Troieri, cioè magari pensa, se rifammela, però non è grammaticale, il nostro cervello riesce a computarla. E non c'è neanche una restrizione sul fatto che il primario è il complemento di un infinito, di un verbo all'infinito, perché posso dire, quale infermiera decide di incontrare che funziona benissimo? Che cosa sta succedendo nella nostra testa? Perché una frase va bene e l'altra va male? Ecco, qui c'è la bellezza della linguistica contemporanea, una linguistica che si è emancipata dalla logica, si è emancipata dalla retorica, si è emancipata dalla comunicazione verbale, dico emancipata, non sottratta, perché poi ci sono dei casi, come ci farà vedere la professoressa Bambini, in cui il significato invece diventa l'asse portante della comunicazione. Però chiaramente qui non c'è una struttura che si può spiegare in questo modo, tra parentesi, la regola, se voi la volete, dobbiamo svelare il colpevole, è che non si possono estrarre delle interrogative da frasi che non siano complementi di verbi, vedete? Dici che devo giudicare il complemento e dire prima di incontrare, no. Questa cosa qui ora ci dà la ricetta per fare l'esperimento sulla macchina. Io cosa ho fatto? Ho preso la macchina e gli ho detto: quale infermiera dice che devo giudicare prima di incontrare il primario? La macchina. Mi ha dato una lezione di etica. E mi ha detto, guarda, era notte, quindi. In generale non è opportuno giudicare un'infermiera o un altro professionista sanitario in base alla loro posizione gerarchica o il loro grado di responsabilità all'interno di un'equipe medica. Tutti i membri dell'equipe medica sono... E io ero già andato da un pezzo. E poi cosa ho fatto? Quindi chiaramente mi ha dato una risposta elegante, etica, e poi gli ho fatto il trucco, adesso ci frego, e le ho chiesto ancora, quale primario dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare? È la macchina. È importante non giudicare un'infermiera prima di averla incontrata e aver avuto modo di interagire con lei, tuttavia è possibile bla bla bla. E mi ha rifatto la stessa pappardella etica. Non aveva minimamente capito che stava utilizzando una regola impossibile. Uno mi potrebbe dire, sì, ma tu hai usato l'italiano, questa macchina è studiata per l'inglese, quindi probabilmente hai usato una particolarità dell'italiano. No, l'ho rifatta con l'inglese, aveva detto bene, lui ha detto che gli linguisti sono precisi, siamo ossessivi, che è diverso, ci sono gli psichiatri in sala, lo sanno bene. E ho detto, which nurse do you think I should evaluate before meeting the doctor? E la macchina, if you are looking to evaluate a nurse before meeting the doctor, you may want to consider consulting, bla bla bla. Quindi stessa cosa. E poi glielo rifatta con la lingua impossibile. E gli ho detto, which doctor do you think I should evaluate a nurse before meeting? E ancora la macchina. Se ne trafregare. E mi ha fatto esattamente lo stesso discorso di prima. Quella è la morale che noi abbiamo. Tra l'altro, se volete, ne ho fatti altri, perché poi a quel punto mi sono divertito e gli ho chiesto, do you think that the friends of Mary's blonde? Cioè gli ho fatto provare a chiedere, questa mi ha detto, I'm sorry, but as an AI language model, I do not have any information on whether Mary is friend of blonde or not. Cioè mi ha detto, fatti i GPT, GPT tuoi. Poi anche gli ho chiesto, do you think that the friends of Mary love herself? La tipica violazione di pronome riflessivo, è la macchina, niente, mi ha fatto di nuovo la sua lezione. Poi ho provato a spostare l'ausiliare sbagliato. Is the man who reading the book is Italian? Che è impossibile. E anche lì mi ha detto tutta una cosa che non sto a ripetere. Cioè, fondamentalmente la macchina non ha capito niente alle grammatiche umane. La macchina non ha limiti. Allora permettetemi di trarre una conclusione generale a questo esperimento semplice, ma per me gratificante, perché fa vedere che la lente di ingrandimento delle lingue impossibili per leggere la realtà è molto produttiva, cioè ci svela quello che sta sotto. ChatGPT non fa un uso umano della grammatica. Per le macchine i confini va bene e le lingue impossibili non esistono. Si basa su risorse statistiche che simulano la conoscenza umana. Le macchine non hanno limiti, gli esseri umani sì, noi siamo i nostri limiti. Grazie. Grazie, grazie Andrea.
Mentre venivo qua a preparare questo intervento, leggevo una cosa che ho scritto, si fa un cambio palco intanto, perché Valentina Bambini mi raggiunge sul palco. La settimana scorsa Steven Linker, tanto per buttare lì un altro nome decisivo, ha fatto un'intervista su ChatGPT, ma mi sono solo risuonate le tue ultime parole, perché ha scritto: con ChatGPT abbiamo a che fare con un'intelligenza aliena che è capace di cose straordinarie, ma non nel modo in cui le farebbe la mente umana, per cui un po' risuona con quello che diceva lei. Però non si vede. Adesso credo che bisogna spostare lo schermo di là. Allora, mi ha raggiunto sul palco Valentina Bambini, anche lei è linguista, esperta in particolare di neuroplasmatica, a cui vorrei chiedere qualcosa sulla creatività nell'uso del linguaggio, perché Cristiano ci ha spiegato bene che quello che fa molto bene ChatGPT è usare ciò che già è stato scritto, ciò che è disponibile nel grande corpus di testi pubblicati online, per cercare la cosa più probabile in base a quello che già è stato scritto. Ma uno degli usi fondamentali del linguaggio è scrivere cose che non sono mai state scritte, dire cose che non sono mai state dette, quindi un uso creativo. Come se la cava con ChatGPT, per esempio, con appunto, perché già vedo il titolo, uno dei tipici usi creativi del linguaggio, che è quello delle metafore e delle figure retoriche. Allora, lo schermo è quasi arrivato. Piano piano si fa strada fino a... Sta arrivando e mentre arriva, fatemi fare un piccolo spoiler, poi se la cava abbastanza bene. Allora, fatemi cominciare con una brevissima definizione di questi usi creativi del linguaggio, a cominciare dalla metafora, che è la regina degli usi creativi. La metafora in realtà è molto semplice da definire, perché è un uso delle parole che non corrisponde a quello del vocabolario. Quindi se voi prendete la parola perla e guardate orecchino di perla, tinta bianco perla, questo è il significato che trovate sul dizionario. Ma se guardate la perla delle Dolomiti, una perla tecnologica, un cielo di perla, e qui l'uso comincia a diventare creativo e a dire qualcosa di diverso. E nel dire qualcosa di diverso, la metafora ci suggerisce delle analogie, delle somiglianze, in questo caso tra il cielo e una perla, lasciando poi al ricevente l'interpretazione precisa di questo significato suggerito e vocale. Sono usi creativi però molto frequenti nella comunicazione. Questo è importante da dire, perché abbiamo visto che ChatGPT funziona sui testi. Queste stime sono un po' generose, perché riferiscono agli usi non letterali, non da dizionario, di tutti i tipi di parole. Però, ecco, guardate, sono notevoli, cioè nei giornali il 16% delle parole non è usato nel senso letterale, e nella conversazione un po' meno, siamo intorno al 7%, però sono molto frequenti gli usi non letterali. E basandosi sul fatto che nei testi ci sono metafore, da tempo in realtà si prova a vedere se modelli del linguaggio BERT, ad esempio, sulla base di testi riescono a capire le metafore, a risolverle. Questo è uno degli studi che è stato fatto anche di recente nel 2021, e l'accuratezza che raggiungevano questi sistemi era intorno al 60%. Cioè GPT li batte tutti, è un'altra generazione di modelli del linguaggio. Anch'io ho fatto un po' di esperimenti come Andrea e ho provato a somministrare a ChatGPT alcuni test che noi usiamo per valutare la capacità di usare il linguaggio creativo e le metafore in soggetti fragili, con delle fragilità comunicative, per esempio individui affetti da schizofrenia o individui con altri disturbi neurologici che causano difficoltà comunicative. E ChatGPT fa benissimo. Se vi chiediamo di spiegare certe borse sono macigni, che è una metafora che c'è nei nostri test, lui risponde che le borse sono pesanti, sono grandi, pesanti. Se gli chiediamo di spiegare certi ricordi sono spine, ci dice che si fa riferimento a esperienze spiacevoli o dolorose. Quindi l'apprendimento statistico sembra essere sufficiente per capire le metafore.
Ma la questione è, noi facciamo così? Noi apprendiamo, capiamo le metafore sulla base della distribuzione, della statistica? L'input che noi abbiamo è infinitamente più piccolo, come ha detto prima il professor Chesi, ci vorrebbero quanti anni per un bambino? 2500 anni per noi, per leggere tutto il materiale che ChatGPT ha preso. Ma non è solo questa il tipo di prova empirica che abbiamo del fatto che noi non capiamo le metafore nello stesso modo. Un'altra prova empirica importante deriva dal fatto che se noi vogliamo potenziare la capacità del bambino di capire le metafore, oppure potenziare, riabilitare nell'individuo che ha fragilità comunicative la capacità di capire metafore, la via non è quella di fargliene leggere 1000, 2000, perché non generalizzerebbe. La via per insegnare le metafore ai bambini, potenziarli nel processo di apprendimento o per riabilitare la comunicazione negli individui che hanno difficoltà comunicative, è quella di potenziare il meccanismo, insegnare il meccanismo, insegnare a fare delle inferenze, cioè a derivare informazione che non è nel significato letterale. Noi abbiamo, con la professoressa Serena Lecce che è qui con noi oggi, abbiamo sviluppato dei trattamenti per potenziare le abilità comunicative del bambino che si basano proprio su questo, sull'insegnamento di un meccanismo inferenziale, di una regola inferenziale che non è basata sulla mera distribuzione. E ci sono poi anche delle prove empiriche del fatto che il modo in cui noi comprendiamo le metafore non sia quello dell'apprendimento statistico, che derivano dagli studi di neurolinguistica, per esempio studi di risonanza magnetica funzionale su cosa succede nel nostro cervello quando comprendiamo metafore, che ci fanno vedere che in realtà è un processo che coinvolge anche lettura della mente dell'altro, emozioni, immaginazione mentale. E qui vorrei passare alla seconda considerazione. Non solo l'input che noi riceviamo è molto più piccolo, e quindi i processi che noi facciamo non possono essere di base di tipo statistico, ma l'input che noi riceviamo è anche qualitativamente molto diverso. Quando noi comprendiamo metafore e via via impariamo a risolverle, abbiamo un input che è multimodale. Insieme alla metafora ci sono anche informazioni visive, percettive su queste espressioni. E cito Aristotele, che nella Poetica diceva che la buona metafora implica una percezione intuitiva della somiglianza nella diversità. Cioè, quando noi sentiamo il cielo di perla, che viene da una poesia pascoliana molto bella, poi ci immaginiamo i colori del cielo, ci immaginiamo come può essere questo cielo. E questa è un'informazione multimodale che ChatGPT non ha. E allora negli ultimi anni noi abbiamo lavorato molto su questo aspetto multimodale della comprensione delle metafore. Abbiamo sviluppato un protocollo di valutazione che comprende metafore di tipo fisico, come quel pugile o un panda, fisico perché la caratteristica, no, che mettiamo al centro dell'espressione è proprio fisica percettiva, il pugile con l'occhio nero, oppure gli insegnanti sono libri e qui la caratteristica invece è psicologica, è mentale, non è di tipo fisico. Abbiamo dimostrato che nella adulto sano ci sono attivazioni di processi immaginativi per le metafore fisiche più che per quelle mentali. Abbiamo visto che nei bambini le metafore fisiche sono più facili, sono imparate prima, perché appunto c'è questa componente percettiva multimodale, no? Ebbene, ChatGPT fa l'opposto, qui fa l'opposto di quello che fanno gli umani. Mentre per gli adulti umani, i bambini e anche i soggetti con fragilità in generale, la metafora fisica è più facile perché c'è l'aspetto percettivo multimodale, per ChatGPT la metafora fisica è più difficile. Riesce a risolvere quelle mentalistiche ma non quelle fisiche. Guardate cosa dice se gli chiediamo cosa vuol dire che quel pugile è un panda.
dice che potrebbe significare che il pugile è simpatico o buffo, come il panda che è noto per il suo volto rotondo e peloso, no? E se gli diciamo i bagnini sono lucertole, di nuovo ci dice che probabilmente i bagnini hanno delle qualità in comune con le lucertole, come la rapidità e l'attenzione ai dettagli. E questo perché? Perché ha difficoltà con queste metafore che invece sono più facili per i bambini, sono più facili per i pazienti? Probabilmente perché l'input che ha, che riceve, non è multimodale, manca dell'esperienza visiva e percettiva. E quindi concluderei con la frase che mi ha detto un collega linguista, Franco Pitugno, qualche giorno fa, cioè questa, che non è che ChatGPT comprende le metafore, è che le ha lette, ma non ha avuto di esse tutta l'esperienza multimodale, probabilmente non apprezza il loro potenziale estetico e immaginativo come noi umani. Grazie dell'attenzione. Allora, grazie a Valentina Bambini. Devo dire, mentre intanto invito Michele Di Francesco anche a aggiungermi sul palco, il messaggio che io ho tratto dalla parata di linguisti che ha aperto la tavola rotonda, lo lascio lì magari per una discussione alla fine se sono troppo tranchant, è che ChatGPT e questi modelli servono a molte cose, probabilmente, ma non molto ai linguisti per capire come funziona davvero il linguaggio. La lascio lì, poi magari ne parliamo alla fine. Ne approfitto anche per dire, rispetto a ne parliamo alla fine, anche chi ci ascolta via Zoom, se avete domande scrivetele nella Q&A oppure tenetevele, insomma, alla fine degli interventi principali avremo un po' di tempo per domande e può farle anche chi è collegato da remoto. Michele Di Francesco, filosofo, professore di logica e filosofia della scienza, è indubbio che questi strumenti verranno usati molto, perché anche con tutti i limiti che stiamo vedendo è chiaro che hanno applicazioni e un'efficienza in certi compiti e applicazioni evidenti che faranno sì che verranno usati sempre di più. E qui si innesta il tema di chi ne ha paura, cioè come possiamo metterci al riparo da usi non etici che possono andare dalla tanto vituperata diffusione di fake news ai problemi di plagio e simili, anche al fatto che possano essere usati per propagare, amplificare bias, pregiudizi, diseguaglianze che sono in qualche modo presenti nel linguaggio e quindi possono essere applicati. In presenza di una nuova tecnologia così dirompente, come ci mettiamo al riparo e anche come valutiamo i rischi etici che può porre? Beh, potrei cavarmela dicendo che non lo possiamo fare, o comunque è un'impresa molto difficile da prevedere. Se qualcuno avesse detto a Gutenberg, adesso però prima di far circolare queste strane cose stampate, dobbiamo metterci, facciamo un assessment, esattamente, sarebbe stato ben difficile e certamente non sarebbe stato saggio rinunciare alla stampa, però bisogna stare attenti. Un modo però secondo me per evitare l'eccesso di fiducia, perché è dall'eccesso di fiducia che nasce poi sia la paura, perché questo può dominare il mondo, che invece la ottimistica, ma non giustificatamente ottimistica, previsione di un certo comportamento. Quindi, per esempio, una cosa che la riflessione su questi nuovi sistemi ha prodotto è stata la separazione, il divorzio tra quello che in inglese si chiama l'agency, l'azione, e l'intelligenza. È un'intelligenza artificiale non intelligente, ma che fa tutte le cose che fanno le cose intelligenti dal nostro punto di vista. Questo è qualcosa di inquietante. Cioè, però, ha agency senza avere intelligenza. Sì. È cioè, una cosa, segue. E questo spiega come mai una macchina così intelligente, nel senso blando,
commette degli errori così madornali, non è capace di fare delle inferenze banalissime e poi tutte le cose che sono state mostrate dai nostri colleghi. Certamente non è la strada che abbiamo scelto noi nell'evoluzione, meno male, perché ci saremmo estinti da chissà quanto tempo, visto che non abbiamo quelle centinaia di anni a disposizione per simulare. E un suggerimento di Luciano Floridi, che è un esperto in queste questioni, afferma che la cosa migliore per cavarsela qui è mettere insieme l'intelligenza umana con l'intelligenza artificiale e semplicemente faccio prima a leggerlo. L'autore migliore non è né un modello al chat GPT né un essere umano, ma un essere umano che usa queste risorse con proficiency e con capacità e sua intuizione. E qui voglio dire, l'ultima cosa che voglio dire è, prendo un libro di una persona, Marcello Lienka, che è un esperto, tra l'altro, così almeno la neuroetica viene citato, ha trattato questi temi, un libro dal titolo Intelligenza 2, intelligenza al quadrato, per un'unione di intelligenza naturale e artificiale. Cerchiamo di non metterle in conflitto, ma di renderle mutualmente compatibili. Qui vorrei leggere due brevi passi. La speranza è che in non troppi anni i cervelli umani e le macchine informatiche, i cervelli, notate che qui entra anche le neuroscienze, che è un aspetto che non va sottovalutato, che è emerso anche implicitamente ed esplicitamente nelle relazioni di Andrea Moro e di Valentina Bambini. Le neuroscienze, a mio parere, non possono non avere un ruolo importante, le neuroscienze cognitive, le neuroscienze tout court. Allora, i cervelli umani e le macchine informatiche saranno accoppiati molto strettamente gli uni con le altre e il legame che ne risulterà saprà pensare come nessun cervello umano ha mai pensato di elaborare i dati ed elaborato i dati in un modo che non è mai stato avvicinato dalle macchine per l'elaborazione delle informazioni che conosciamo oggi. Uno dice, questo qui ha sentito parlare di queste macchine. Questo articolo è del 1960. Di C.R.I. Leikender, che è un, apprendo dall'IENCA, è un uno scienziato cognitivo appunto degli anni 60. Cosa viene detto oggi rispetto a queste cose? Che viene fatta questa sintesi. Grazie a centinaia di milioni di anni di evoluzione biologica e svariate migliaia di anni di evoluzione culturale, l'intelligenza umana è riuscita a sviluppare gli strumenti cognitivi e tecnologici per arrivare alla conoscenza di sé. Qui è un meccanismo che è stato descritto talvolta come extended mind, ovvero utilizzare la nostra intelligenza per creare degli ambienti che producono intelligenza. Questo può essere interpretato come un passaggio di queste cose. Abbiamo inventato il linguaggio. Guardate dove siamo. Siamo in una sala dove tutto è stato fatto per favorire la comunicazione, ma una comunicazione di un certo tipo, non è una tavola rotonda. È una comunicazione fatta per un certo tipo di rapporto tra chi parla e chi ascolta. E, ecco, l'intelligenza che produce nuove forme di intelligenza fa parte della nostra natura, da quando abbiamo cominciato. E questo è forse il punto di partenza per rispondere alla difficile domanda che il moderatore ha posto. E io di più non dico, anzi, mi sono con molta paura confrontato con i miei colleghi, però penso che siano temi che anche la filosofia della mente deve affrontare. E credo si ricolleghi un po' anche al tema che viene evocato anche per altre tecnologie, viene spesso evocato per le tecnologie digitali, anche se in qualche modo è generale, quello del
l'educazione alla tecnologia più che la ricerca di confini, ambiti, argini al loro utilizzo, ma conoscerla, educare soprattutto le nuove generazioni e capire come incorporarla appunto nella intelligenza e nelle attività umane, quindi probabilmente anche rispetto a questi nuovi strumenti la strada maestra è una, diciamo, educazione precoce alla loro comprensione. Sì. C'è un parallelo con quanto avviene nell'ambito delle neuroscienze con la possibilità di creare delle comunicazioni dirette tra cervello e azione umana. Però insomma questo è un altro, che è un altro tema. Va bene, grazie a Michele Zampetto. Allora, l'ultimo, diciamo, intervento, prima poi di aprire anche la possibilità di qualche domanda. Io prima ho citato al volo, dopo l'intervento di Andrea Moro, un brano dell'intervista di Pinker, ma in realtà io l'intervista di Pinker me l'ero portata per un altro passaggio che mi aveva, che aveva attirato la mia attenzione, perché in una valutazione abbastanza ottimistica, tutto sommato, delle prospettive di GPT-3, diciamo lui è tra quelli che non ne ha paura, direi, però a un certo punto dice, in alcuni casi il fatto che sia sicuramente può avere risvolti molto positivi. Per esempio, lui dice, forse non dovremmo pagare così tante ore fatturabili di un costoso avvocato per stendere documenti come un testamento oppure un accordo di divorzio, quando questo tipo di testi potrebbero essere facilmente generati automaticamente. Insomma, l'esempio che ogni tanto ricorre delle applicazioni giuridiche, del linguaggio giuridico, degli atti giuridici, è un settore in cui in effetti l'intelligenza artificiale, questo tipo di bot, potrebbero avere applicazioni molto interessanti. Per cui chiedo ad Amedeo Santosuoso, che mi ha raggiunto qui accanto, è davvero così? E cosa succede però se questi testi, come abbiamo detto, possono produrre testi che non sono veri, non sono autentici, quando il diritto dovrebbe essere, secondo molti di noi, il territorio della verifica della verità e dell'autenticità? Oppure non è proprio così? No, esattamente non è così. Sapevo. Non è così perché il diritto, naturalmente, secondo la dottrina dominante, non è predicabile in termini di verità e falsità. Il diritto non è vero o falso. Cioè, chi causa la morte di una persona, ecco, è condannato a, è vero o è falso? No, al massimo è valido, no? Se corrisponde a determinati requisiti. Però vorrei dire una cosa: è chiaro che il diritto c'entra con la manipolazione delle parole, perché il diritto è una professione di parole nella percezione corrente, e dovete sapere che sono in corso degli esperimenti. Allora, io partecipo con Cristiano Chesi, Alberto Monti e un bel gruppo di giovani linguisti e giuristi a una ricerca commissionata dal Ministero della Giustizia, e stiamo facendo delle cose interessanti, anche lavorando con i computer scientist del Dipartimento di Informatica della Statale di Milano. E stiamo facendo delle cose molto con i piedi per terra, molto serie, molto precise, eccetera. Però io partecipo anche ad un altro contesto, non ha senso ora dire, un altro contesto nel quale ci si pone il problema delle massime delle sentenze. Allora, voi avete la fortuna di non essere giuristi, dovete sapere che i giuristi lavorano con i precedenti, e i precedenti sono raccolti in dei grandi raccoglitori fisici o informatici, oggi come oggi. Il problema è come andare a pescare queste cose. Per pescarle più agevolmente, ogni sentenza viene preceduta da una cosiddetta massima, un sommario, un abstract, se volete, secondo un linguaggio generale. E poi c'è il problema di sempre, cioè come si fanno le massime, chi fa le massime, secondo quali criteri? Perché le massime sono biased per definizione, perché se io che faccio la massima sono un umano che ha studiato il diritto industriale in tutti i modi, io vedo diritto industriale dappertutto, e se ho da fare la massima di una sentenza che invece è in una materia leggermente diversa, non capisco niente, o non do rilievo a cose che magari meriterebbero di rilievo. Allora, è in corso un esperimento.
abbiamo deciso giusto stasera, prima di venire qui in una riunione, di prendere 100 sentenze e farle massimare a ChatGPT e mettere a confronto il risultato di questa massimazione automatica con le stesse sentenze massimate dagli umani. E quindi vedremo che cosa succede. Questo è a valle di un primo esperimento dove abbiamo messo un paio di sentenze. ChatGPT era una sentenza di media difficoltà e il risultato è mediocre, ma accettabile. Non si è inventato, non ha preso monti per mari o giorno per notte. Allora, questa è una cosa. Cioè, mi riferirò al più presto sull'esito di questo esperimento, che andiamo a fare nelle prossime settimane in quell'altro contesto. Ricordo solamente che fino a pochissimi mesi fa eravamo sbattendo la testa sulle summarization, cioè sui metodi di costruzione di questi sommari, se erano solamente estrattivi questi sommari, cioè erano una riorganizzazione delle parole disponibili in un certo testo, o astrattivi, cioè la capacità tipicamente umana di andare anche oltre e cogliere dei significati che non hanno una parola espressamente nel testo. E si diceva no, la massimazione astrattiva è impossibile. Invece qui già ChatGPT parte nel fare delle cose. Io credo che ho potuto vedere, però non da buttare via. Piccola precisazione a proposito del diritto, perché non dobbiamo cadere nella trappola di considerare il diritto come qualcosa di fatto. Oggi come oggi il diritto usa anche le immagini, c'è tutto un filone di studi, alcune cose un po' banalotte, ma altre significative. Il legal design è proprio la capacità di esprimere contenuti giuridici attraverso immagini, e poi c'è il diritto che si esprime attraverso linguaggi formali, cioè linguaggi artificiali, come sono quelli che vengono usati nei contratti contabili e altre cose di questo genere, blockchain e via dicendo. Vabbè, questa piccola premessa con due considerazioni finali. Uno, se è vero che il diritto non si può predicare in termini di vero o falso, e se è vero che i prodotti di ChatGPT sono, cioè, ti danno l'idea proprio di un abile simulatore, no? Simula qualcosa di verosimile. Allora, noi qui umani diciamo, vabbè, sei un incapace, non sei degno della nostra comunità e del nostro livello, ma pensiamo solo per un attimo. Che cosa accade in qualsiasi processo, civile o penale? No? Nel processo avviene una rappresentazione, una rievocazione di fatti precedenti che vengono presentati secondo punti di vista, bias, consapevoli, non consapevoli, eccetera. Allora immaginate un avvocato che introduce una causa facendo uso di ChatGPT. E cosa succede? L'avversario cosa fa? Da buon avvocato esamina attentamente. Allora, può essere che sia un avvocato molto bravo, sgama il gioco, copre il punto debole perché il prodotto è mediocre. Oppure può essere che un avvocato che anche lui ha impatto quello che ha ricevuto a ChatGPT e lì la questione diventa ancora più complessa, cioè il livello di confusione diventa proprio di rumore anche di noi, proprio perché il bias diventa più alto. Per arrivare alla decisione deve passare tutto per la testa di un umano fino ad oggi, che è un giudice. Ecco, ora queste piccole regole, cioè io vi ho descritto quella che è il fondamento della legittimità di qualsiasi decisione, cioè il contraddittorio, no? Il fatto che nessuno possa affermare una cosa ed essere riconosciuta senza che l'avversario possa aver detto quello che ha da dire. E allora io credo che da un punto di vista anche statistico, avere un allineamento di tre prodotti di scarso livello e diciamo fuorvianti, eccetera, è abbastanza difficile. Cioè, un avvocato stupido
come in qualsiasi professione, attività, sappiamo che si diventa in modo l'avvocato stupido può fare una stupidaggine, ma che incroci un altro avvocato di fare stupidità e che ricorre, questo è già cominciato poco probabile, che si imbatta in un giudice a sua volta stupido tanto quanto gli altri, eccetera. No, allora. Questa è una cosa interessante, secondo me, dal punto di vista dei meccanismi sociali. Quello del contraddittorio è la base di tutti gli ordinamenti giuridici. Voi pensate a un codice di procedura civile, sono centinaia di articoli, sono variazioni sul tema del contraddittorio. Questo è quello che io amo dire agli studenti. Questa è una regola che filtra la realtà. Ne parlavamo prima con Nicola Nosengo. E qualcosa di simile accade in tutti gli ambiti sociali dove esistono dei sistemi di controllo. Le ridondanze sono la chiave. Esatto. E quindi diciamo che il mio messaggio finale è di un moderato ottimismo, perché sicuramente prima o poi ce la fanno. Non ho una fiducia illimitata neanche nei meccanismi sociali, oltre che nella intelligenza dei singoli, però insomma alleniamo. A me piace, c'è una mostra a Maxi dove non sono potuto andare, che è intitolata Digital Antibodies, cioè anticorpi digitali. Dobbiamo imparare a sviluppare gli anticorpi digitali che ci aiutano a vivere in questo mondo. Allora abbiamo un po' di tempo per un po' di domande, direi. Io ho un po' di curiosità, però darei decisamente la precedenza al pubblico, sia qui che online. Chi vuole iniziare o se volete... Sì, rompo il ghiaccio io, ma rompo il ghiaccio qualcun altro. Non sono tanto altri. Allora magari poi Andrea, se viene a rispondere qua, così ti si sente, poi la domanda la ripeto io, per chi ci segue. Gelato, io non finisco anche. Vabbè, facciamo così. Va. Sì. Sì. No, allora se per caso non si è sentito online, riassumo brevissimamente. La domanda era. Però ChatGPT, che abbiamo detto non è in grado di estrapolare le regole del linguaggio naturale, è bravissimo per esempio con linguaggi di programmazione, sì, che sono altamente formalizzati. Sì. Allora questo non ci dice qualcosa di diverso, non ci dice che forse è in grado di estrapolare delle regole molto... Intanto ci dice che va bene incontrarsi, perché questa è una domanda meravigliosa. Dobbiamo ringraziare Cristiano che ha avuto l'idea di questa serata. Questa è una domanda meravigliosa perché è, diciamo, da un certo punto di vista l'esperimento simmetrico è contrario ed è predetto che funzioni così, perché le lingue inventate dalle persone umane non sottostanno a queste regole astruse, geometriche. Quindi ci aspettiamo che i linguaggi di programmazione non falliscano, perché non sono costruiti secondo quei confini di Babele di cui invece ci ha dotato la natura. Se posso, visto che io ho imparato tantissimo da quello che hanno detto i miei colleghi. Michele prima ha parlato di evoluzione e Valentina sottolineava il fatto che noi abbiamo 4-5 anni di tempo per convergere verso una grammatica.
Poi i confini, va bene, servono per apprendere, ma prendete la fisica. Noi abbiamo in testa un programma di fisica sbagliato. A noi se ci chiedono, ma una bottiglia vuota della stessa forma di una bottiglia piena di piombo cade prima o dopo dell'altra? A noi tutti vedono, beh, quella pesante cade prima. Ed è sbagliata. Ma ci serviva un filtro per poterci evolvere e andare avanti. Poi aveva ragione Rita Levi Montalcini. Per fortuna siamo imperfetti. Quello che lei ha notato è la perfezione dell'artificiale. Quindi in un certo senso ribadisce esattamente quello che ho detto io. Però credo che Cristiano sia d'accordo su questo. Non è una questione di complessità, è proprio una questione di differenze. Non solo non è una questione di complessità, ma anche una questione di dati. Abbiamo molti, per esempio, di dati di programmazione di quanti non abbiamo di linguaggio ambiguo. Questo ovviamente porta a dover allenare parametri in un modo che è troppo più complesso. Quindi la differenza nella performance con i linguaggi di programmazione, con i linguaggi dentro anche è il dato che viene dato in pasta alla macchina. C'era anche una cosa che invece hai detto tu, che era bellissima, che vorrei che non cadesse. Qui ha parlato di ridondanza. Ho detto una cosa centrale, perché la ridondanza è qualche cosa, è la tensione opposta nel linguaggio alla parsimonia. Noi siamo tra Scilla e Cariddi, noi dobbiamo poter dire poco ma non troppo poco. Io quando dico questo mio nuovo cappello giallo, ripeto 4 volte il maschile singolare, perché la natura ci ha fatto così sovrabbondanti, probabilmente perché un tasso di ridondanza è quello che ci ha guidato per la comunicazione. Altre domande? Sì. Sarete notizie di sperimentazione in ambito medico. Sperimentazione in ambito medico. Con i sistemi di intelligenza artificiale sulle immagini sicuramente c'è molto. Ora forse, almeno io personalmente non sono un esperto, ma non appunto da poter rispondere, ma so che c'è moltissimo lavoro sulla diagnostica, sull'interpretazione di immagini dalle radiografie, eccetera, con mixed results. Sul piano linguistico, al di là della produzione di paper scientifici in ambito biomedico, come in altri medi, ambiti dove sicuramente sta iniziando a succedere, non saprei. C'è una tendenza che è sempre importante, ma negli anni Ottanta si pensava che le macchine non ragionassero perché non avevano abbastanza dati, e sono stati creati questi sistemi esperti che cercavano appunto di creare degli alberi di decisioni anche per diagnosticare la malattia. Sistemi certi. Quindi sono stati man mano sostituiti con sistemi che cercavano di introdurre conoscenza, tipo OpenPsych, di Lenat, vari sistemi che cercavano di elicitare conoscenza dai medici in un modo destrutturato. Questi sistemi relativamente sono riusciti a convergere. Oggi la tendenza è quella di utilizzare queste mole sterminate di dati, creare, lo vediamo con i transformer specializzati nel linguaggio giuridico, nel linguaggio medico, nelle altre cose. Quindi sono modelli linguistici, principalmente, ancora con le parole, ma sono modelli flessibilissimi che possono lavorare con le immagini, con qualsiasi altra cosa, che vengano riadattate al mondo specifico. Quindi sì, ce ne sono molti. Fatemi aggiungere, visto che non mi è venuto in mente prima, che se parliamo di deep learning, quindi non in particolare di questi strumenti, ma della tecnologia che ci sta addotto, forse il più grande successo finora dei sistemi di deep learning è stato quello del gruppo Alphabet di AlphaGo, della previsione della struttura delle proteine. È uno dei grandi problemi della medicina e della biologia contemporanea, e dove qualche mese fa questi sistemi di questo tipo hanno raggiunto dei risultati che, in ambito completamente diverso, ma forse sono ancora molto più impressionanti di quello che ottiene GPT-3 sul linguaggio, perché quello era veramente un problema gigantesco a livello computazionale. E poi, aggiungo, a me sembra interessantissima la sua domanda, soprattutto in un ambito medico specifico che è la psichiatria. A me interesserebbe moltissimo, ma penso che si possa progettare, vedere come alterando ChatGPT si possa riprodurre il comportamento di diverse patologie. Per esempio, se si può rendere una sindrome di Asperger rispetto a un linguaggio di una demenza. Quindi
Io mi aspetto che la comunità scientifica reagisca così. Forse Valentina ha già testimoniato. Sì, sì, sì. Beh, anche Cristiano lo sa che il machine learning viene utilizzato per... Questa. Sì, sì, con ChatGPT no, ma con tecniche di machine learning è possibile discriminare attraverso una valutazione dell'uso del linguaggio tra diverse varianti, per esempio della demenza frontotemporale. Nel caso della psichiatria, ecco, una cosa che gli psichiatri con cui collaboriamo mi hanno detto, che a loro l'utilizzo delle tecniche di machine learning per discriminare tra chi ha la patologia e chi no, non serve, perché la diagnosi la fanno con i loro mezzi, no? Però queste tecniche possono essere rilevanti per discriminare, ad esempio, tra profili comunicativi diversi che i pazienti possono avere, e si può poi andare a vedere se questi diversi profili comunicativi hanno una diversa psicopatologia, un diverso funzionamento nella vita quotidiana. Noi abbiamo pubblicato un lavoro da poco con il gruppo di Roberto Cavallaro e Marta Bosia, dove abbiamo individuato con delle tecniche di machine learning, non come ChatGPT, ma insomma nella famiglia, un profilo di pazienti che parlano molto ma sono ripetitivi, e altri che parlano poco e usano parole rare e inconsuete. Ecco, questo probabilmente ChatGPT dopo esposizione riuscirebbe anche a discriminare, no? tra profili. La grande forza di questi strumenti è trovare pattern. Abbiamo una domanda là? Vorrei ritornare al problema degli informati. Però uno, secondo me, dei problemi giornalistici è la notizia come veloce, per cui il collega giornalista l'ha detto sempre prima, a volte non viene una volta e non verifica la notizia, per cui questa diventa attività. Sistemi come questo, la domanda è, che vanno a pescare dall'esistente, dal pubblicato e così via, quanto possono incrementare le critiche? Il nostro grande problema di oggi è la discriminazione tra la deinformazione, le fake news e il fatto che queste corrono più veloci. E un sistema del genere nel produrre, dico velocissimo, ma anche in più, che cosa succederà? Che cosa ci possiamo aspettare? La domanda è per me, Demo, soprattutto quando, vabbè, spero anche per gli altri. Allora, personalmente io la vedo un po' come Amedeo Santosuosso per l'ambito giuridico, la vede per l'ambito giuridico. Cioè, è un problema di ridondanze e di livelli di controllo che esistono nel sistema, ed è un problema... In parte, perché poi c'è il tema della velocità, ma in parte indipendente dall'uso di uno strumento artificiale. Nel senso, c'è, è innegabile dirlo, una buona parte dell'attività giornalistica, per esempio, di informazione, che già oggi fatta dagli esseri umani non è tantissima da quello che può fare un bot. Nel senso, quando si lavora in fretta, quando il budget è basso, tutti i fattori che potete considerare, una parte dell'attività di produzione di notizie consiste nel cercare informazioni un po' velocemente su internet, copiare e incollare dei brani, cambiarli giusto perché il plagio non sia troppo evidente. Allora, se poi, come dovrebbe essere in un mondo ideale, c'è un livello di controllo, per cui rispetto a chi ha scritto la prima bozza c'è un editor, magari più di uno, come c'è ancora il New York Times o come c'era una volta nell'età dell'oro nei giornali, che tanto controlla, fa un doppio controllo su tutti i fatti scritti in quell'articolo, che siano tutti giusti, e appunto la prima foto del pianeta non sia veramente scattata da James Webb, cosa è facile da verificare, ci vuole un attimo, no? Con gli strumenti esistenti. Magari passa anche il testo in un normale motore di ricerca per verificare che non sia stato già pubblicato da qualche altra parte, quindi non si replica. Se c'è quel controllo, il problema si risolve. E ripeto, è un problema che già si pone con la produzione umana. C'è però il fattore che lei ha detto della rapidità, della potenza di fuoco che, per esempio, nei sistemi, tra virgolette, industriali che già esistono di produzione e diffusione di fake news o semplicemente di contenuti propagandistici che si usano sui social media, insomma le fabbriche di bot, di tweet in serie e così via.
Lì c'è un tema di possibile aumento della potenza di fuoco che è importante, ma effettivamente è un fattore. Però in generale, ecco, secondo me il fattore principale all'origine delle fake news è la mancanza di controlli e di ridondanze umane che anche in assenza di questi sistemi sono quelle che fanno passare la maggior parte delle notizie non accurate. Sarei ipocrita se non dicessi che facendo questo mestiere non vedo un valore nell'idea di uno strumento che, per esempio, in un brano di un articolo in cui bisogna riassumere lo stato dell'arte di una cosa o inserire una spiegazione tecnica, mi fa una prima bozza. Questo ti fanno copiando materiale online e poi riaggiustandolo, riverificandolo, mettendolo in bella. È indubbio che ci sia un valore in uno strumento che ti fa una prima bozza. Chiaro che se poi mandi la prima bozza, con dei rischi, e se nessuno te la controlla a valle, i rischi si amplificano. Siamo al tema delle ridondanze. Forse una domanda online e poi mi sa dobbiamo prendere verso. Sì, poi dobbiamo chiudere. Un commento in realtà. È un commento, Anna Magrini. Trovo che in alcuni settori il sistema risponda con errore grossolano. Ho chiesto le ultime normative sulla legionella e gli impianti e mi ha inventato un decreto del Ministero della Salute che non esiste. Perché quando non trova, improvvisa. E tra l'altro, se non sbaglio, correggimi tu Cristiano se sbaglio, il database su cui lavora attualmente non è aggiornatissimo, no? È fermo credo un paio d'anni fa. Esatto, sì, cercano di aggiornarlo, ma sì, c'è questo lag temporale. Posso dire una cosa? Un collega mi ha detto che hanno scoperto che alcuni studenti facevano le tesine con ChatGPT e se ne sono accorti dalla lista della bibliografia, perché ChatGPT aveva inventato dei riferimenti bibliografici plausibilissimi ma inventati, e quello è stato il filtro, esatto, per capire che era stato usato ChatGPT. E quindi questo è un tema, le considerazioni. Un tema per esempio che viene evidenziato da questo editoriale di Nation molto recente, che dice: una cosa che ancora non può fare per fortuna è produrre pezzi d'appoggio, produrre bibliografia a sostegno di quello che dice. Ma con tutti gli strumenti tipo Zotero, di gestione automatica delle bibliografie che esistono, non è impossibile immaginare che si colleghino e tra qualche anno. Solo esami orali. Quindi, infatti, solo esami orali. Vediamo accesso a Wikipedia. No, sì. Non è una cosa che ti interesserebbe tantissimo, che in un certo senso è parallela a quel verbo che tu hai coniato e che rimaniamo alla crusca, che è la massimizzazione, cioè chiedere alla macchina di fare un riassunto. Io mi ricordo quando ero responsabile all'inizio al San Raffaele della selezione di studenti, che utilizzavo una proposta tecnica del riassunto degli studenti di medicina, ed era eccellente. Il riassunto è un'operazione umana cui noi veniamo allenati alle scuole elementari, ma è essenziale. Ecco, io non ho fatto in tempo perché la macchina ci metteva molto, ma ho provato a mettere un brano chiedendo, puoi riassumermelo? E non so per i gnomi che stanno dall'altra parte, sono scappati tutti, ma non me l'hanno riassunto. Il più difficile dei compiti che si fanno elementari e poi si dimentica. Infatti, la cosa difficile che non riesce a fare è collegare il piano e il discorso delle parole con i fatti. Grazie. Credo che dobbiamo chiudere, credo. Sì. Beh, grazie a tutti, grazie ancora a tutti i relatori, grazie a voi. Grazie Cristiano. Bello. Grazie Cristiano, davvero. Riuscirendo, la ridondanza era bellissima, perché incredibile, no? Tu ce l'hai. Questo ti ricordo.